Femini, benvenuti a un nuovo video del PIC. Dai, va, madonna. Già metterlo così. Raga, allora. È bellissimo. Boh, è bellissimo. Voi sapete perché questo quadro è qua, vero? Beh, allora, magari qualcuno lo sa e qualcuno no. Questo quadro è qui perché il signore che sta reggendo la videocamera in mano, cioè il buon Mimot, mi ha fatto un bel regalo di compleanno. Cioè, a dire il vero, c'era un unicorno qua al posto di questo personaggio, ma sì, in realtà era un prank che tra l'altro lui ha fatto in live, lo potete vedere sul suo canale come è andata la situa. In sostanza mi ha regalato questo quadro. Sì, ma non è un quadro a caso, Simone, no. Ecco, bravo, allora, visto che tu sei sempre tutto e sei il secchione noioso di turno, amici, spiega, che magari qualcuno non sa che cos'è questo quadro. Noi siamo qua stasera per capire se questo quadro è maledetto, perché in realtà ha una storia incredibile. Qualcuno magari l'ha già visto tempo fa, sì, perché noi siamo stati al Museo dell'Impossibile e lì al Museo dell'Impossibile c'è un quadro identico a questo. Sì, esatto. Ho detto identico perché non è ovviamente lo stesso. No, però ci sono più copie, sì, di questo quadro. C'è una leggenda dietro a questo quadro che è pazzeschissima. Sì. Ma sì, veramente pazzesco. Tra l'altro si dice che questo quadro, quindi la persona che ritratta, non si voglia far fotografare. No. Causa anche dei malfunzionamenti nelle videocamere in quanto... E tra l'altro, raga, il giorno che Timot mi ha fatto il prank, non so per quale ragione. No, è vero, è pazzesco. Cioè, l'audio sì, della sua live è completamente rovinato dall'inizio alla fine. Sì. Io quando l'ho rivista pensavo fosse il motore dell'auto, ma giuro, poi dopo continua anche quando siamo in casa, cioè... E abbiamo provato, fatto le prove poi, esatto. Abbiamo provato a registrare, abbiamo fatto dei video, li abbiamo riguardati, perché ho detto magari era il coso lì, il... Sì, il bastone. Il coso dove c'era il telefono attaccato che schiacciava... No! Era tutto perfetto, infatti ho detto molto bene. Comunque, chi volesse sapere perché questo quadro, una copia di questo quadro è qui adesso, e soprattutto perché Pimot ce l'aveva, Pimot lo spiega perché fa un video riguardante questo quadro sul suo canale, spiega chi è che l'aveva contattato, chi aveva questo quadro prima e perché ce l'aveva qui. Bravo Simone, sei il nostro orgoglio. E dice, mettiamolo anche così, e potrebbero essere delle prove del fatto che sia comunque maledetto. Esatto, perché... ricapitoliamo, Simone ha già fatto un esperimento su questo quadro. E lo trovate anche quello sul suo canale. Esatto. Come si chiama il video, te lo ricordi? Ho comprato un quadro maledetto. Guarda un po'. Fantastico. Sono successe delle cose. Sì. Quindi portiamo all'ovile questa cosa. Poi lui decide di farmi un regalo e me lo regala. Eh beh, devo trovare un modo carino per sbarazzarmene, no? Certo. Ecco, e giustamente lo dà a me. In realtà l'ha dato a me, ma il regalo vabbè, era più sì, per però te. Praticamente esatto, è subappaltato. Allora, comunque tutti ci avete scritto, fate qualcosa, sì, fate qualche esperimento. Beh, ma è giusto. E noi ovviamente l'esperimento lo faremo, ma lo faremo come giusto che sia fatto. Quindi esatto, non vuole essere fotografata, bene, proviamo a fotografarla. Ma non solo. No, esatto. Ma non solo. Adesso no, io prenderò l'M1, guarda, sai brava, cosa puoi fare, puoi sistemare lì. Brava. Vai. E mettimi una videocamera davanti. Pronti? Tac, è il bambino. Sì, perché poi sembra una bambina, ma in realtà è un bambino. Esatto. Eh sì. Ok. Bravo. Possiamo... Cos'era? Che palle, se ne è accorto anche lui. No, raga. Tac. Si balla. Va bene. Io... Posso dire una cosa che mi è venuta in mente? Sì, dilla. Perché il rumore proveniva proprio da là. Da là che cosa c'è? Una cosa che non piace tanto. Cosa c'è? È vero, c'è il flash. C'è il flash. Ah. C'è il flash. È vero. Va bene. Non perdiamo tempo. Allora, dammi M1. Vai, prendi l'M1. È sotto l'M1. È sotto? Sì, è sotto. Dove? Dimmi. Nello zaino, di fianco allo zaino. Ok. Diamogli un po' di luce. E si vola. Okay. Eccola. Bravissima. Molto bene. Si vola. Allora, io... Ok, io ho acceso. Bimbo. Come si chiama? Tu lo sai il nome? No, non lo so. Ecco ragazzi, l'abbiamo già detto, accennato, però è un bambino. Sì, è un bambino. E posso dire una cosa? Che prima ne parlavo con Simo. Un po'
un po' inquietante. Vai. Lo sapete che Renoir, quindi il pittore che ha dipinto questo quadro, amava stare con quel bambino, lo spogliava tutto, lo metteva in una stanza, lo vestiva da bambina, sì, e poi lo ritraeva. Sì, perché questo bambino è il figlio di una coppia di amici di Renoir. Però non lo so, un po' macabro, cioè non lo so. Sì, suona un po' strano, sì, effettivamente. Allora, vabbè, io intanto comincio e possiamo fargli delle domande e io ogni tanto scatto delle foto. Ok. Sei un quadro maledetto? Cosa chiedo a un quadro? Perché non cominci a dare di testa? Non so. Ma chi ti stai riferendo, al quadro o al bambino? Non riesco a capire sta cosa. Ma io che ne so? Io so che il quadro è maledetto e già quando lo fotografavo al Museo dell'Impossibile ha abbastanza fatto casino. Questo si è filmato mentre dormiva e ne sono successi tutti i colori. Sei un quadro maledetto? Io sto guardando dalla videocamera perché mi prende anche il tracking facciale del bimbo. Hai fatto molto bene, però. Ma tanto. Carino. No. Sono cagata addosso. Non è il momento di far rumore. No. Per favore. Bimbo? Bimbo, non giochi col gatto, col gatto, sì. Che ansia. Non c'è niente, vedi, non brilla. Poi prova a spostarti e sembra che ti guarda sempre. Beh, è vero. Sì, è vero. Sembra che abbia sempre... quell'effetto. È vero che questo quadro è maledetto, sì o no? Puoi toccare questo strumento nero che ho in mano io? E di colpo ti sei ammutolito? Cioè è la prima volta che lo interpelliamo, però non ha mai fatto cose strane, o meglio... Magari qualcuno di qua gli può dare un po' di energia. Me l'hai portato anche solo ieri. Ma tu non l'hai mica importunato. Non l'hai fatto. Tu non l'hai mica scattato foto. Magari... Perché lui in realtà si dice che questo quadro sia fotosensibile. Quindi le luci accese e spente tipo flash... È per quello che ti ha fatto portare il flash. Infatti io nell'esperimento che ho fatto a casa mia gli ho dato come uno stronzo con questo flash, non l'ho fatto incazzare. Ma certo, va bene, volevo solo capire se per caso potevi interagire con qualche strumento, poi ce l'abbiamo il flash, eh? Sembra tutto tanto, tanto silenzioso. Anche a me, ma... Però non mi piace queste calme apparenti così. Non lo so, poi magari... O sembra che ha gli occhi lucidi in foto. Guarda, adesso ti faccio vedere dalla mia videocamera. Guardalo dal vivo e poi guarda la ripresa. Sembra che sorride nella videocamera. Ma è vero. Sembra che abbia un'altra espressione. È vero. Che ansia. È vero. Dovevo mettermi proprio un maglioncino grigio come lui oggi, guarda. Maglioncino grigio, capelli biondi, guarda, siamo uguali. Bimbo? Poi non so se c'è lo spirito del bambino, lo spirito del poeta, del pittore.
pittore. Mi sto domandando se era felice o se il Bo è stato costretto a stare lì. Sai che ore che devi stare lì, immobile, Ma con poi visita la questo che ti bambina. dipinge? Sai che rottura di palle. Beh, questo sì, è vero. Raga, nella funzione ritratto, ti prego, Simo, vieni qua veloce e guarda. Sembra che ha qualcosa davanti. Sugli occhi. E Ok, aspetta. poi guarda la cosa incredibile. Che vedi esattamente che faccia ha da bambino, da maschio. Fa un Ma po' perché lui non senso. aveva i capelli lunghi? Secondo me no. No, secondo me è una Cioè, parrucca. secondo me è una parrucca. È Ah così. sì? Guardalo. Secondo me sì. Guarda, Oddio, ho capito cosa intendi viene dire. fuori la faccia del bambino. Ecco come da Sì. maschio. Però vedi che ha qualcosa davanti. Non so perché mi fa sto gesto. Non lo so, però secondo me è una Gli vengono parrucca. gli E occhi neri. si vede nel quadro. Guarda qua. Vedi qua i capelli che sono tutti corti e poi sopra che ci sono, iniziano proprio quelli lunghi. Secondo me quella è una parrucca messa in testa. Quindi lo vestiva proprio da Sì. bambina. Sì. No, è angosciante, Vedi? possiamo evitare questa Vedi? cosa. Guarda quanto è goscia. Guarda. Guarda Sì. cosa gli succede agli occhi. Ma lo vedo, Paolo. Allora, io propongo una bella cosa. Brilla, Sta brillando. brilla, brilla. Cosa volevi dire? Bombardiamolo col flash. Ti ho detto che si incazzava. Molto Ti abito nel bene. pensiero. Allora, Non sono tanto d'accordo. lo bombardiamo col flash. Allora, telecomando, Ma giusto, diventiamo Simo? ciechi tutti? No, adesso No. spegniamo tutte le luci. Ma ragazzi, stavamo per fare un esperimento. Spegniamo tutte le luci e lo sbombardiamo col flash. Ma noi perdiamo la retina o... No, No, basta che non guardiamo il basta che non flash. guardare qua dentro. Ah, ok. Tu guarda il quadro. Sì. Ah. E io guardo in questa camera qua. Se Ok. noto delle robe strane. Io spengo? Sì? Sì. Test. Test. Qua? Spegniamo. Qua è settata già giusta, secondo te, Simo? Eh sì, però poi, cioè, se tu spegni, tutto No, nero. dico, sarà settata giusta? Ce lo vedremo? Prova. Sì. Ok. Ok, proviamo. Spegni anche quella. Aiuto, Che raga, ma è ansia. angosciante! Anche perché io lo vedo, non vedo. Fatti vedere. Che cosa fatti vedere? Che ne so, muoviti. Scatena la tua rabbia, no? Io ti giuro che mi sembra quei film Sì. horror che quando fai partire sto flash mi viene qualcosa davanti agli occhi di terribile. Io vi vedo solo ogni tanto quando dalla videocamera parte il flash. Aiuto. Voi non ci crederete, ma a me è sembrato di vedere un orbs. Giura, in una frazione così Sì, e piccolissima. tanto l'ha E ripreso. tanto è ripreso. Dà fastidio? A me tanto. A me anche. Non riesco neanche a guardartelo. Mi fa proprio paura. Boh, adesso è ovvio, anche un po' suggestione, ma mi sembra, cioè, boh, che Vuoi cambia farlo proprio espressione. incazzare? Dacci. Ta 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 ta. Chiudo gli occhi. Simone, dimmi se le mie una brilla. Raga! Cosa? Cosa? Te lo giuro, a me sembra che hai gli occhi chiusi. E basta allora! Io poi non lo vedo. Fermati! Non lo vedo con la camera, non lo vedo con gli occhi. Oh, Io raga, perché. li ho visti gli occhi, erano sempre aperti quando ho guardato io. No, perché andando veloce così,
Oh, non lo so, perché io qua ho anche il picking, quindi vedo se mette a fuoco o no. Lo so. Però mi sembra di aver visto gli occhi chiudersi. Posso accendere? Sì, sì, posso. Sì. Mamma mia. Sei sicuro che ha chiuso gli occhi? Raga, non posso stoppare. Ma vorrei stoppare e farvi vedere. No. No, stoppare. Cos'era? È Merlino. Ah, ok. È Merlino, aspetta che guardi. Sono quasi sicuro. Quasi sicuro. Sei quasi sicuro? Ma è perché poi vedevo tutto strano. Ovviamente sembrava, cioè, era molto epilettica. Io non vedevo nulla. Cioè, è stata cercata per un attimo. Oh, qualcosa di strano è successo. Sono quasi sicuro. Quasi sicuro. Non mi piace. Perché cavolo chiude gli occhi? Non lo so. Ma non l'aveva già fatto? Sì. Allora, a me, tipo, nell'esperimento che ho fatto a casa, l'ha fatto. L'ha anche, fatto anche a te? Sì, è anche il museo dell'impossibile. Ah, non me lo ricordavo. È lì. Se ti ricordi che avevo rifatto lo stesso esperimento. Sì. E aveva dato anomalie sugli occhi. Ora non ricordo con precisione, però... Perché? Ecco, allora, parte... Ok. Oh, gli dà fastidio qualcosa. Magari non è solo la luce. Lui ha una luce negli occhi. Sì, lui ha una luce negli occhi. Sì, infatti sono lucidi. Secondo te... Gli ha dipinto pure quello che stava guardando. A riflesso dici? Oh mio. Voglio provare a vedere se mi vede facendo un ingrandimento. Ah, ok. Sì, la funzione macro. Ecco il macro. Ecco, sto bravo, così almeno così ti faccio luce, sì. Bravo. Aspetta che gli faccio la foto. Io sto immobile. Neanche io sto immobile. Oh, scusate, non voglio buttare giù il flash. No, aspetta. Luce? Cos'è quella roba là in alto? Quella roba là in alto. Raga, io di qua la vedo, Dove? C'è un volto, C'è un volto. C'è un volto lì. Occhio naso. Occhio. C'è un volto, C'è una faccia. Lì. Qua dici? Lì. Occhio naso. Ah, è vero. Il naso è tipo grande, cioè un po' più grande. Sembra quasi la faccia di un maiale. Bravo, sembra la faccia di un maiale. Ha brillato! Ma magari chi lo stava dipingendo indossava una maschera? Potrebbe essere. No, vabbè, che ansia. Che ansia.